Bentornati a Spazio Casa, le puntate speciali dedicate all'edizione 2017 di Climahouse, la fiera dell'efficienza energetica e del risparmio in casa. Sono seduta nel terrazzino di Enlight, un modulo che rappresenta la sintesi di tutto quello che in edilizia si può fare per rendere efficiente la casa. Un modulo realizzato apposta per questa edizione della fiera. Di fronte a me c'è un altro modulo Biosfera che è un piccolo appartamento fatto per dimostrare come si possa racchiudere anche in poco spazio moltissima tecnologia. Ma per scoprire insieme che cosa sono questi due progetti, ascoltiamo la scheda che ha preparato per noi oggi la redazione. Due moduli innovativi, due esempi concreti di come sia possibile realizzare case non solo efficienti, ma confortevoli e biofiliche, cioè capaci di vivere in perfetta armonia con chi le abita. Erano loro ad accogliere i visitatori della 12ª edizione di Climahouse, manifestazione organizzata da Fiera Bolzano e divenuta ormai un punto di riferimento in Italia per la sostenibilità in edilizia. Posizionate al gate di ingresso della fiera, le due case smart hanno permesso a tutti di toccare con mano cosa voglia dire investire nella qualità degli edifici. Il modulo Enlight, progettato da Fiera Bolzano in collaborazione con l'Agenzia Casa Clima e con l'Associazione Provinciale Artigiani, concepisce la casa come un abito su misura, un progetto che è riuscito a mettere insieme Light Tech con Light Touch, dove tutti hanno potuto sbirciare dietro le quinte di un'abitazione super efficiente, conoscere le tecnologie e provare sulla propria pelle come il comfort abitativo sia sinonimo di comfort vitale. Posizionata a pochi passi di distanza, Biosfera 2.0 ha concluso a Bolzano un viaggio durato 11 mesi che ha toccato diverse località in Italia, da Courmayeur ai piedi del Monte Bianco a Milano, da Torino fino a Rimini. I 25 metri quadrati sono stati realizzati da Zephyr Passive House Italia in collaborazione con il Politecnico di Torino DAD e l'Università della Valle d'Aosta e grazie alla partecipazione di istituti, enti e aziende nazionali e internazionali. Nel modulo hanno abitato nei mesi 34 diversi ospiti. Completamente autosufficiente e a energia zero, Biosfera 2.0 è servito proprio a indagare l'interazione fra l'essere umano e lo spazio abitativo, per una progettazione sempre più studiata sull'obiettivo benessere. Ora, da questi moduli super tecnologici, entriamo all'interno della fiera e all'interno della nostra puntata per scoprire tutte le novità che ci propone l'edizione 2017. In questa puntata, come isolare bene un edificio? A spiegarci i vantaggi è Angelo Lucchini, professore dipartimento ABC Politecnico di Milano. Una casa per le vacanze ecologica e senza riscaldamento. Abbiamo seguito per voi uno degli Ener Tour di Climahouse 2017 e siamo andati in Val Venosta con l'architetto Manuel Benedicter. L'inquinamento dell'aria indoor, un problema che riguarda molti edifici ma è sottovalutato. Ne parliamo con un esperto, Leopoldo Busa. Un pannello isolante e leggero, composto da cellule di vetro. La novità presentata in fiera da Foam Glass. Come cambia la città moderna? Ne abbiamo parlato con Cino Zucchi, ospite del convegno organizzato dall'agenzia Casa Clima. Un prerequisito per una casa davvero efficiente è avere un involucro efficiente. Climahouse 2017, come già le precedenti edizioni della fiera, si è concentrata moltissimo su questo tema, con numerosi esperti che si sono confrontati sull'argomento. Abbiamo voluto sentire il parere del professor Angelo Lucchini. Se vogliamo affrontare il tema dell'isolamento termico, possiamo considerare
per analogia con l'uomo, la necessità di riuscire a mantenere il corpo nostro nel caso della persona e quindi il corpo dell'edificio nel caso della nostra abitazione in condizioni di temperatura ma anche di umidità che siano ideali e che possano risultare quelle più gradevoli per poter svolgere le funzioni che nel corso della giornata o anche della nottata siamo portati a vivere. Il modo più efficace per riuscire a proteggere o a difendere, se vogliamo, un edificio dalle dispersioni di calore è quella di avvolgerlo in uno strato termoisolante. Questo si chiama rivestimento a cappotto e può essere, diciamo, applicato proprio sulla parte più corticale dell'edificio, la facciata e la copertura, o può essere applicato a ridosso di un rivestimento. Oggi, diciamo, la legge richiede che tutti gli edifici siano termicamente isolati, ovviamente negli spazi che devono essere poi riscaldati o raffrescati. I risultati che si raggiungono, se portati, diciamo, alla loro massima potenzialità, sono quelli di annullare i disperdimenti tra l'ambiente interno e l'ambiente esterno. Questo ovviamente non significa poter annullare in toto il fabbisogno energetico, ma significa, diciamo, evitare in toto gli sprechi. L'effetto che si può avere con una applicazione ottimale dell'isolamento termico sulla bolletta energetica è quello che porta a residuare come spesa l'energia necessaria unicamente al ricambio dell'aria e quindi alle ventilazioni degli ambienti, perché per il resto, diciamo, si vengono quasi ad annullare le necessità di riscaldamento e a ridurre notevolmente le necessità di raffrescamento. E dagli spazi della Fiera di Bolzano spostiamoci a Castelbello in Val Venosta, dove siamo andati a vedere come funziona una casa efficiente. Abbiamo seguito uno degli EnerTour che fanno parte del programma di Climahouse 2017 e siamo stati all'interno di un edificio, una casa per vacanze, certificata in classe A e progettata dall'architetto Benedicter. Una piccola casa pensata per le vacanze di una grande famiglia. Costruita lo scorso anno a Castelbello in Val Venosta, Casa Frasnelli prende il posto di una vecchia abitazione energivora. È stata ripensata da zero dall'architetto Manuel Benedicter di Bolzano, da anni impegnato nella realizzazione di edifici residenziali e non che hanno come comune denominatore l'alta efficienza energetica e la sostenibilità, a partire da quella dei materiali utilizzati. Un progetto che ha ottenuto la certificazione Casa Clima A e che consuma pochissimo. Perché anche se siamo a circa 600 metri di altitudine, l'edificio di fatto è privo di impianto di riscaldamento, ma all'interno la temperatura costante è di 22 gradi. Il cliente è venuto a trovarmi perché aveva l'esigenza di ricostruire questa casa. Avevano una casa fatta ancora in lamiera e legno, ma era insostenibile da un punto di vista climatico estivo, non ci si stava veramente bene. E avevano questa esigenza di ricostruire questa casa e rendere questa casa anche abitabile d'inverno. Volevano una casa in legno che fosse costruita possibilmente con materiali locali, perciò sostenibile anche da un punto di vista proprio dell'energia grigia che hanno i materiali, cioè materiali che non hanno viaggiato tanto, che sono qui, diciamo, delle valli qua attorno. E sono in famiglia, hanno tre figli e questi tre figli lavorano sparsi per il mondo e vengono qua con le famiglie e perciò c'era bisogno anche di spazio e perciò l'idea era di avere un sottotetto flessibile e una superficie da un punto di vista urbanistico non abitabile ma è molto generoso, è uno spazio, un piccolo open space che permette a una famiglia di quattro persone, due adulti, due piccoli o tre piccoli
di fare ferie, come una grande tenda, diciamo, no? E sotto c'è una cucina, un soggiorno e una stanza da letto per i genitori o i nonni, perciò è possibile che i nonni e i genitori, i figli, possano stare sotto uno stesso tetto, ma avere un po' di privacy, diciamo. Scelta dei materiali è stata impuntata sui materiali locali. La casa praticamente ha una struttura in telaio in abete, che non si vede. La facciata esterna è rivestita in larice, larice locale, che come caratteristica è un po' più nodoso dell'arice siberiano. Il pavimento è un'acacia, anche questo locale, è un legno che cresce qua vicino, che non scheggia, è molto favorevole da essere usato per esterni sul pavimento. L'arice lo sconsiglierei per i pavimenti perché con l'invecchiare scheggia. E i pavimenti in casa invece sono in rovere, oliato, e le finestre sono in legno alluminio esterno perché esposte alle intemperie, all'interno invece sono in abete sbiancato, una scelta della clientela. Era in discussione se fare anche loro le finestre in larice, alla fine hanno voluto avere una finestra più chiara. Allora, il concetto di una casa a basso consumo energetico è abbastanza semplice, si basa molto sulla qualità dell'involucro, cioè di come è fatta il capotto della casa, cioè che materiali uso. La cosa importante è scegliere i materiali che vadano d'accordo tra di loro, se no ci possono creare dei problemi di condensa interstiziali, di deterioramenti non voluti, sia estetici che magari anche da un punto di vista della salute. Per fare una casa a basso consumo energetico ci vuole una progettazione a 360 gradi, chiaramente se ci si spinge a fare una casa senza riscaldamento bisogna essere sicuri che la casa goda di una buona insolazione, cioè che ci sia il sole, che io abbia questa energia gratuita che possa incamerare. Poi devo creare delle superfici, cioè le superfici vetrate che siano dimensionate e posizionate nel posto giusto per far entrare il sole, e poi una volta che è entrato il sole il vetro deve essere isolante che non mi scappi di nuovo e che possibilmente incontri delle superfici pesanti che tengano il calore. La casa viene praticamente prefinita, arrivano le pareti finite per lati in cantiere e nel giro di una settimana la casa è in piedi. Nel giro di settimana sulla platea in calcestruzzo la casa in legno è in piedi. E poi dopo ci sono tutte le finiture, l'idraulico, l'elettricista, sottofondi, pavimenti e via dicendo. Molto spesso si tende a credere che una casa ecocompatibile sia la casa costruita con materiali sostenibili, sia la casa che in qualche modo risparmia energia e fa efficienza. In pochi tengono ancora conto del fatto che una casa ecocompatibile è una casa in cui si respira dell'aria pulita. Siamo oggi con Leopoldo Busa, che è un progettista ed è un esperto di qualità dell'aria indoor. Ma qual è il principale pericolo per la qualità dell'aria indoor nelle nostre case? Beh, dicevi prima che le case ecocompatibili sono ovviamente case molto evolute, all'avanguardia e che ci danno una garanzia, diciamo, di comfort termoigrometrico, ma molto spesso le case ecocompatibili non sono anche biosostenibili. E quindi dentro casa, soprattutto in involucri particolarmente sigillati, possiamo trovare dei pericoli chimici soprattutto. Ne faccio una su tutte, la formaldeide o il toluene o acetaldeide, quindi una serie di sostanze volatili che possono a lungo termine danneggiare la nostra salute a nostra insaputa, perché non le sentiamo, non molto spesso sono in odore e quindi in qualche maniera sono pericoli subdoli. Ma il tema del costruire bene parte dalla scelta già delle strutture, più sugli intonaci, più sulla tinta che mettiamo, cioè qual è la scelta che dobbiamo fare in maniera più oculata? Beh, assolutamente l'involucro edilizio, facendo una grossa distinzione, perché molto spesso si pensa la vernice o l'intonaco, che è la parte più superficiale della casa, è quella che maggiormente può avere i pericoli maggiori. È assolutamente vero, ma ci sono delle sostanze tossiche che possono attraversare anche gli strati più interni delle pareti. Quindi, partendo dai mattoni, calcestruzzo, le strutture, i materiali isolanti, i sigillanti e le vernici fanno parte di un grande pacchetto involucro che va assolutamente tenuto in considerazione per quanto riguarda le emissioni, nel senso che bisogna inserire in casa dei materiali che non emettano sostanze tossiche.
Fatto questo, si può decidere a quel punto di passare agli impianti, che allora con una reazione posso pulire il residuo. Tante volte, un po' come è successo per le case ad alta efficienza energetica, si affida tutto all'impiantistica, anche se si ha un involucro poco performante. La stessa cosa succede per quanto riguarda la qualità dell'aria interna. Prima facciamo un bel involucro e se c'è qualche rimasuglio di sostanza lo puliamo con una bella reazione. L'isolamento termico dei nostri edifici migliora mano a mano che migliorano anche le tecnologie e vengono implementati sistemi che garantiscono sempre maggiore efficienza nelle nostre case. Domenico Scialli, qual è in particolare il prodotto che voi proponete? Allora, il nostro prodotto è un vetro cellulare, cioè sotto il nome Foam Glass, già da tantissimi anni sul mercato. Il prodotto ha il grande vantaggio delle caratteristiche che diciamo abbiamo stagno al vapore, siamo impermeabili all'acqua, incombustibile, tante caratteristiche vantaggiose che lo rendono, sì. Ecco, esattamente è un materiale naturale, di che cosa è composto? Allora, cosa è composto? La base è vetro riciclato. Il vetro riciclato sarebbero parabrezzi di auto, abbiamo luci, parabrezzi oppure diciamo dei computer, le lastre, a alto livello il prodotto base. E quello viene riciclato. Tutto questo vetro viene assemblato e viene utilizzato per creare dei pannelli. Giusto. Noi per metterlo al forno usiamo il nero carbonio e l'effetto è uguale come in panetteria il pane. Nel pane mettiamo il lievito, noi abbiamo il nero carbone e con 880 gradi viene levicato. E quelli vuoti sono chiusi ermeticamente, quello è importante. Cioè non sono... Non perdono i componenti. Il prodotto, sì, rimane integro. Giusto. Il prodotto viene utilizzato per qualsiasi tipo di isolamento, per i nostri pavimenti, per le pareti, per i tetti, possiamo usarlo ovunque. Giusto, lei lo può usare per tutto l'involucro e a ogni zona dell'involucro ha un certo vantaggio. Certo, quindi darà un risultato diverso a seconda di dove viene impiegato. Perfetto, sì. Il vantaggio per il committente oppure l'investitore è sempre quello che fa un investimento momentaneo e poi zero manutenzione perché è un puro vetro, un prodotto naturale. Ecco, lo possiamo utilizzare per le ristrutturazioni, solo per le nuove costruzioni, per qualsiasi cantiere? Allora, ideale sicuramente per le nuove costruzioni, però i tempi di oggi che tante case vecchie, antiche devono essere ristrutturate, è molto vantaggioso usare questo prodotto per motivi dell'umidità, delle muffe, dei funghi. Allora questo è proprio ideale. Sì, giusto. Lo blocca. Tanti problemi che sono i problemi che ci sono quotidianamente in casa. Sì, il prodotto stesso blocca questi problemi che abbiamo appunto nelle case senza isolamenti. Cino Zucchi a Climahouse 2017 porta una riflessione nell'ambito del convegno dell'Agenzia Casa Clima su come le nostre città stanno cambiando e sull'impatto che la sostenibilità ha sulla densità urbana e sulla forma urbana. Ci sono committenti che vogliono case sempre più particolari, ci sono progettisti che lavorano per fare case sempre più efficienti, ma questo che impatto ha sulle nostre città e sui luoghi dove viviamo? Ma in Europa si sta riflettendo sulla sostenibilità non più solo a partire dall'oggetto, ma nel sistema territorio, potremmo dire, che contiene la città e anche evidentemente le aree. L'agricoltura in Europa è anche un elemento importante. In questo senso potremmo dire, per sintetizzare, che si sta tornando a una visione anche parzialmente positiva del concetto di densità. Si è scoperto che il suburbio americano è estremamente dispendioso dal punto di vista del consumo dei trasporti, ma anche proprio nell'energia delle case. Per cui l'idea è quello di tornare alle qualità positive dello stare insieme, per esempio l'unità dei servizi, la ricchezza anche della vita urbana e l'efficienza specialmente che gli insediamenti compatti avevano, rispetto invece a un tema di una sempre maggiore attenzione sui manufatti, di mettere insieme le due cose. Questo in senso tecnico, abbiamo strumenti molto più sofisticati di analisi,
abbiamo un po' di sapienza dei nostri padri. Prima del boom del petrolio, in fondo, gli insediamenti alpini venivano costruiti sul lato soleggiato della montagna, per cui non dobbiamo dimenticare che alcuni concetti oggi di sostenibilità non sono poi così diversi da quell'economia che avevano le nonne, no? Che riusavano i vecchi cappotti. Cioè, pensiamo anche che c'è una sapienza antica, che in fondo è a riguardo. Però noi oggi abbiamo strumenti molto più sofisticati, abbiamo esigenze più alte e specialmente ci siamo resi conto che anche il boom demografico porta dei problemi che evidentemente sono molto diversi da quegli antenati. È come mettere insieme il meglio delle due cose. Ma in architettura quindi vince la forma, vince la tradizione o vince il rispetto della certificazione magari energetica, della massima sostenibilità? Cioè qual è dei tre il criterio forse ha la prevalenza o si possono magari coniugare tutti insieme? Io penso che la certificazione è un elemento semplice e esplicito di un parametro, no? Per cui è assolutamente importante oggi. È anche quello che permette di comunicare e di persone di lavorare insieme su un obiettivo comune. E è chiaro che nella stratificazione delle nostre città non dobbiamo commettere l'errore di, ci sono degli edifici vecchi che non sono così facilmente portabili a quegli standard energetici, magari hanno dei valori ambientali o anche testimoniali diversi, per cui io penso che tutto vada trattato in maniera rigorosa ma con l'intelligenza di capire che l'urbanità è anche dove le cose stanno insieme, per cui senza degli elementi estremi di applicare un solo fattore alla volta. La difficoltà per noi architetti è di mettere insieme le cose, no? Continuamente sono dei conflitti. Io sto facendo la sede di Lavazza, abbiamo trovato una chiesa paleocristiana sotto, la Dora esonda per cui bisogna alzare tutto, il soprintendente vuole conservare quella cosa, è certificato energetico, così via. L'insieme di queste cose talvolta è veramente complicato, per cui ci rendiamo conto che all'interno dei progetti ci possono essere gli elementi conflittuali. L'intelligenza sta nel sapere cosa portare all'estremo e l'onorevole compromesso che permette più valori di convivere. Questo vale per i grandi progetti come la sede della Lavazza, ma anche per la villa del singolo committente. Anche per la villa del singolo committente. Per esempio, certamente il tema economia sul breve, economia sul lungo. C'è un tema di qualità, noi possiamo comprare una scarpa che costa molto poco, ma che dura 10 giorni, una scarpa che costa tanto. C'è un tema di, ammortizzare l'investimento sui tempi lunghi, di continua evoluzione tecnologica. Per esempio, probabilmente una casa sopravvive, la struttura della casa ha un paio di volte, almeno se non tre, i suoi impianti, per cui l'edificio in genere ha una durata più lunga dell'elemento impiantistico. Probabilmente tra 15 anni l'impiantistica sarà diversa da quello che sappiamo adesso. E questa comprensione vuol dire di lavorare sul presente ma con un occhio alla capacità, diciamo, della flessibilità, potremmo dire, di come trattare le cose che ancora non sappiamo.